settima edizione che noi facciamo il raduno degli zampognari. Quest'anno siamo in pochi perché quattro ieri sera hanno dato il forfè e noi finivamo sempre qua e facevamo sempre la sonata al Monumento della Pace, perché per noi è molto importante. Invece quest'anno, siccome abbiamo anche il sindaco qua che ci vuole dare il saluto, invece di darcelo prima ce lo darà alla fine. Grazie, prego sindaco. Come dice lui, da 7 anni appunto porta a questo raduno dei gruppi di zampognari. Il suono della zampogna porta al fine natalizio, quindi è qualcosa di unico che non dobbiamo assolutamente perdere negli anni. Quindi o un gruppo o 10 gruppi non cambia nulla, quindi è la musica, quelle sono quelle note che ti trasportano. Dopo oggi una giornata bellissima, non è Natale. E oggi vedere questa città così viva, vedere libertà pieno di gente, ci fa veramente piacere. Ortona è questa piazza è importante e quindi è il luogo degno per chiudere questo vostro percorso, che però continua, mi sembra, adesso. Sì, dobbiamo fare un'altra problematica. Quindi grazie e andiamo avanti così. Ma devo dire qualcosa? Bravo. Grazie all'amministrazione comunale, al signor sindaco e a tutti i convenuti. Io vorrei presentarli. Prego. Luigi Pomponio viene da Penne, un caro amico. Bravo. Due giorni fa siamo stati nelle scuole dell'infanzia di Ortona, comprensivo 1, e ci hanno accolto le maestre, il dirigente e i bambini con gioia, una cosa molto bella. Noi da anni stiamo seminando, devo dire che i risultati già si vedono. Prego, ecco, Vincenzo Macedone, carissimo amico, lui viene da Montorio, quindi tutta l'Abruzzo sta qua, tutte le province. Quindi c'è carissimo amico Giuliano Angelozzi, è un liutaio, lui molto bravo, viene da Pescara. Da Pescara. E Dulcis in fondo, pensate, Giovanni. Quando ci siamo conosciuti portavamo i pantaloni corti perché stavamo negli scout. Lui viene da Roma, pensate, ogni anno viene da Roma. Sono abruzzese. Lui viene da Roma e ci tiene a rivendicare questa origine. Grazie.
Pifferrari ad Abruzzi è arrivata alla 7ª edizione. Come è nata questa idea? Allora, Pifferraria nasce dalla nostra tradizione, quella delle zampogne e quindi di chi suona le zampogne, degli zampognari. Il termine non è così peregrino perché è bene sapere che il termine zampogna non era usato nel 600, nel 700 tanto quanto lo è adesso. Tant'è vero che a Roma, quando arrivavano i nostri zampognari, li chiamavano i pifferari perché erano suonatori di piffero. Dietro questa denominazione naturalmente si celano gli strumenti che sono propri della tradizione zampognara: il piffero ciaramella e la zampogna, va bene, vera e propria. Gli strumenti che oggi noi suoniamo sono il prodotto di un'arte molto accurata di alcuni fra i più importanti costruttori che ci sono oggi in Italia. Oggi abbiamo due esemplari realizzati dalla liuteria del maestro Marco Tomassi di Cassino. Santeria Piumerapio. Ah, ce n'è un'altra di Ricci che è del Molise, va riconosciuta al Molise la Scapoli, quindi la tenacia di aver continuato questa antica tradizione che in Abruzzo c'era e adesso si sta riprendendo per fortuna. E qui abbiamo un esemplare molto particolare perché è la zampogna nella sua rifinitura che suona un grande maestro quale è Piero Ricci. È una zampogna modificata, pensate che all'interno ha un nucleo in carbonio. Sì. Perché? Per mantenere, dare stabilità all'intonazione. Abbiamo anche un esemplare umano, Vincenzo Macedone, carissimo amico, che suona uno strumento a percussione. Questo strumento non è stato realizzato in Italia, ma è il prodotto di un grande artigiano inglese contattato dall'amico Giuliano, ed è veramente realizzato con molta cura e molto raffinato. È un, sì, perché un tempo, oltre ad avere la coppia tradizionale di zampogna e ciaramella, quando si riunivano più persone vi erano anche altri strumenti che venivano ospitati all'interno di queste cosiddette paranzelle, va bene? L'iconografia ce lo dimostra, in cui prendevano parte strumenti a percussione, il triangolo che un tempo nella tradizione popolare veniva definito, mia madre lo chiamava l'acciarino, da acciaio, perché era prodotto in acciaio. Quindi potevano esserci tamburi, potevano esserci appunto triangoli e anche altri strumenti, quale il violino. Poi quando è arrivata la fisarmonica, naturalmente anch'essa è stata inserita in queste paranzelle. Le radici profonde che ci permettono di fare questa manifestazione affondano in una immagine, in una icona, che è quella della Madonnina che sta sul corso, in un vicolo del corso, che Don Marco, il grande maestro, alla quale ha dedicato una bella poesia proprio degli scupinir, degli zampognari. La manifestazione qui ad Ortona è nata proprio per rendere omaggio a questa Madonna e quindi è stato il pretesto per poter riannodare questo legame con le nostre tradizioni profonde degli zampognari. Bellissima tradizione. Per chi si vuole avvicinare a questa tradizione? Basta che ci contatti. Noi abbiamo un sito su Facebook, Pifferari Abruzzi, Pifferari ad Abruzzi, ci trova lì con i numeri di telefono e la mail naturalmente. Non ci sono, come dire, limiti a chi volesse avvicinarsi a questo mondo.